Bene, stasera siamo con Matteo Martorati, anche lui Cislakese Doc, già da qualche anno che indossa la maglia dei Cislakers, quindi non chiediamogli la sua storia perché qualcuno l'avrà già letta e chi non l'ha letta vada a ricercarsi le vecchie interviste. Partiamo dal commento su questa stagione, soprattutto su queste ultime partite che sono state particolarmente belle per quanto riguarda la nostra squadra. Sì, sì, sicuramente le ultime due partite in particolar modo sono state delle belle vittorie, tanti punti. Ovviamente non dobbiamo pensare, come anche ci ha detto il coach, che tutte le partite saranno così, specialmente dalla prossima che sarà una partita fondamentale in vista della classifica, visto che giochiamo contro Cassano, però le ultime due partite sono state due buone prestazioni di squadra. Peccato l'ultima partita c'è stato un po' di cacciara a Varese, però insomma alla fine l'abbiamo risolta. Cacciara a Varese? Racconta un po' perché non tutti c'eravamo. Cacciara a Varese nel senso che ci sono stati un po' di scontri con gli arbitri, con la diciamo i padri, i genitori in tribuna, ma alla fine diciamo comunque so che la risolta il buon senso. No, io so che tu punti molto in alto, comunque avete giocato a Legnano, non a Varese. A Legnano. bene. Questo cambio di risultati, secondo te da cosa sono dovuto? Cosa è dovuto? Beh, sicuramente rispetto alle prime partite abbiamo aumentato anche l'affinità di squadra, siamo migliorati anche a livello dei singoli. Con comunque costanza negli allenamenti e quindi penso sia frutto di quello che facciamo negli allenamenti, insomma. E facciamo una domanda un po'... Chi è il più scarso? Più scarso Pizzarelli. Perfetto. Cioè, senza neanche pensarci. Benissimo. E il più forte? Sempre Pizzarelli. Bene. E le tue prestazioni come risulti? Ma in realtà tendo sempre a criticare molto le mie prestazioni e penso sempre che posso dare di più, anzi devo dare di più alla squadra, sia a livello di prestazioni come punti che comunque di organico, quindi c'è sempre da migliorare assolutamente. Facciamo una cosa, la prossima intervista te la facciamo se in una partita fai quanti punti? Beh, facciamo che ne faccio 13. Troppi pochi, 17. Ok, quindi se vai dai 17 punti in su, anche se è con la partita con il Cassano, la prossima intervista va bene, aggiudicato. Allora, giochi tanto, giochi pochi, giochi il giusto, cosa diciamo all'allenatore? Ma penso di giocare il giusto, per le prestazioni che faccio penso di giocare il giusto. C'è molta gente più forte di me, siamo in tanti nello stesso ruolo, quindi insomma mi sembra corretto che ruotiamo uno per volta, sto giro sto fuori io, il giro dopo sta fuori qualcun altro. Pizzarelli quindi è uno di quelli più forti di te? Pizzarelli, mi spiace dirlo, ma sì, fa più punti di me, non che sia più forte, fa più punti di me, mettiamola così. Bene, senti, visto che l'allenatore è nuovo, quindi messaggi all'allenatore nuovo non ne hai ancora lanciati, dai, lancia un messaggio a lui. Allora, in generale posso dire sia all'allenatore che alla società, secondo me, di andare avanti a credere nei giovani, nella squadra, nel progetto, e anche quest'anno si è rinnovato, quindi secondo me devono andare avanti a crederci che dei buoni risultati sono sicuro che li porteremo a casa. E dei giovani cosa ne pensi? Giovani all'inizio hanno qualche pecca a livello di spogliatoio, diciamo così, lasciamo un po'... Sono timidi? Sì, abbastanza, ma direi che è giusto così, nel senso che anche noi eravamo timidi quando eravamo under, quindi direi che è un passaggio dovuto. Però si stanno riprendendo, stanno migliorando e anche a livello di spogliatoio sono molto più convinti. Quindi il gruppo, che è sempre stato uno dei punti di forza della Cistellum, si sta riformando? Sì, assolutamente sì, si stanno ritrovando vecchi compagni, nuovi che si stanno integrando molto molto bene, gli under che stanno entrando comunque nel gruppo, nello spogliatoio, quindi anche per questo secondo me stanno arrivando dei buoni risultati in campo. Perfetto. Grazie mille e io spero davvero di doverti fare l'intervista alla prossima. Spero anch'io. Ok, grazie. Grazie. Tagliamo, mi raccomando, Varese, andiamo a...